Lo chiediamo subito al professor Galli, intanto, se è chiudere tutto o se è il vaccino obbligatorio, e veniamo a un tema di libertà che poi ci arriviamo. È stato naturalmente, che è il, come dire, il manifesto, l'argomento che viene sventolato da questo gruppo No Pass, che non vuole essere definito No Vax, che si è riunito a Torino con gli intellettuali, eccetera, e che ha lanciato appelli e, insomma, con compagnie anche però discutibili. Professor Galli, è questa, le misure forti sono queste, saranno, potrebbero essere queste? Guardi, non posso che usare dei condizionali e non fare nulla con un tono asseverativo, affermativo, nel senso che sì, potrebbero essere queste. Io credo che dovranno essere adeguate alla situazione. Non credo che saremo nelle condizioni di operare un lockdown. Credo che questa cosa dell'obbligo vaccinale, che aleggia da tempo e che dopo che... quando aleggiava in Italia veniva contrastata anche da affermazioni del tipo all'estero non lo fanno, ora abbiamo sempre maggiore evidenza che ne stanno parlando e parecchio anche negli altri paesi europei. È sì, però stiamo anche vedendo che Green Pass e vaccinazioni terze dose stanno funzionando, poi vedremo certo con i bambini, che è una cosa più complicata e sarà tra l'altro dal 16 di dicembre, poi ne riparleremo, si potrà... Senta, a me interessa fondamentalmente, credo che debba interessare a tutti noi, che venga conseguito il risultato. Se il risultato può essere conseguito con la persuasione, va bene così. Se va meglio, anzi, direi. Visto che però non è improbabile che non si riesca a conseguire il risultato con la persuasione, bisogna avere uno strumento legislativo che ti consenta di anche legittimamente perseguire coloro che continuano con un atteggiamento irresponsabile a mettere a rischio se stessi e gli altri. Il se stessi, uno dice, può essere un elemento di libertà fino a un certo punto, perché A, lede la libertà degli altri, B, ci sta di nuovo creando problemi serissimi a livello degli ospedali, ove siamo di nuovo a livello di guardia per quanto riguarda le necessità di ricoveri, e ove non ci possiamo permettere un'altra volta di sottrarre spazi e risorse importanti alla cura di tutto il resto. La gente va curata e non va ovviamente bloccato la possibilità di farlo, perché la pandemia, continuando, mette risorse non solo materiali ma anche umane. Guardate che i medici e gli infermieri non li riproduci per clonazione, non li moltiplichi come i pani e i pesci. Se devono dedicarsi ad una cosa, finisce che non possono dedicarsi Chiaro. Alle altre. Questo è il punto fondamentale, per cui veramente in modo molto grave chi continua a mettere a rischio se stesso e gli altri mette tutto quanto il paese in una condizione di difficoltà. Chiaro. Professor Clementi,